18 aprile 1506. Inizia la costruzione della nuova Basilica di San Pietro. Fu Papa Giulio II della Rovere, nello stesso anno in cui istituì il corpo della Guardia Svizzera Pontificia, a prendere la decisione di ricostruire la Basilica Vaticana, che nei secoli aveva subito numerosi restauri, ma nell'assoluto rispetto delle forme dell'antica basilica fondata dall'imperatore Costantino nel IV secolo, consacrata nel 326 e ultimata due decenni dopo. L'impianto architettonico era suddiviso allora in cinque navate, con 120 altari, di cui 27 dedicati alla Madonna. Possiamo solo immaginare l'imponenza di questo edificio attraverso alcune raffigurazioni artistiche posteriori. In quel luogo la tradizione asseriva che l'Apostolo Pietro era stato sepolto dopo la sua crocifissione. Quello spazio sacro nasceva come un'immensa teca per custodire la sua tomba, posta al di sotto delle attuali grotte vaticane, a livello della necropoli. Le prove che la tradizione aveva conservato la verità storica si ebbero dai riscontri archeologici degli scavi effettuati nel XX secolo, sotto il pontificato di Pio XII Pacelli. Giulio II, appena eletto pontefice nel 1503, affidò a Donato Bramante il progetto per la nuova basilica, l'attuale. Diverrà la più grandiosa e famosa del mondo, anche grazie al lavoro immortale di artisti celebri come Raffaello, Antonio da San Gallo, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno, Michelangelo, che disegnò il profilo inconfondibile della cupola, ma morì prima che venisse costruita. L'edificio, dalla pianta a croce latina, ha dimensioni record. La navata è lunga 211 metri e mezzo. L'altezza raggiunge i 132 e mezzo, per una superficie complessiva di circa 23.000 metri quadrati. 45 gli altari. Nella prima cappella sulla destra, la Pietà di Michelangelo, una delle opere più importanti della cultura occidentale, capolavoro scolpito dal maestro rinascimentale appena 22enne. La basilica venne riconsacrata da Papa Urbano VIII nel 1626, esattamente 1300 anni dopo la consacrazione della prima costruzione. Per la sistemazione definitiva della piazza occorreranno altri 40 anni.